Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi parleremo dei nuovi accessori per la nostra macchina. In questo caso parliamo dei tappetini. Tramite un'azienda di eBay, che giù nella descrizione vi metto il link, prettamente da DP Carpet, abbiamo acquistato i tappetini per la nostra macchina. Eccoli qua, che adesso vi farò vedere nello specifico come sono fatti questi tappetini qua. Andiamo ad aprire. Ok ragazzi, allora eccoci qua, abbiamo aperto già il pacco e iniziamo a vedere cosa c'è dentro. Ecco qua il tappetino, questo qua è quello avanti, anteriore, destro. Poi ci sono, beh, i due posteriori, eccoli qua, sono fatti lì con le cuciture bianche, vedete? E anche questo qua anteriore è nero con le cuciture bianche. In più abbiamo questo qua, che è quello più particolare, vedete? Eccolo qua, che è con la serigrafia del logo Audi. E in più c'è un rinforzo dove andiamo a mettere le previti, così per non consumare solo questa parte qua. Hanno tutti quanti gli attacchi originali per metterli all'interno della macchina, sia lato guida e sia lato passeggero, come potete vedere. In più, stesso da questa azienda, sempre la DP Carpet, ci dà la possibilità che, se vogliamo, possiamo anche personalizzare, i nostri tappetini, oltre al logo Audi. In più possiamo mettere un nome a nostro piacere, tipo come il mio nome Antimo, o anche ognuno può mettere il logo, un disegno, una qualsiasi cosa a piacere. Basta che quando lo andiamo a ordinare, se sul sito andiamo a comunicare stesso al rivenditore, di farci questa modifica personalizzata. In più a questi due modelli anteriori, oltre che abbiamo gli agganci qua sotto qua, abbiamo anche un velcro dietro qua, così da non far alzare il tappetino, sia lato passeggero e sia così lato guida, che oltre ad avere i ganci sotto qua, abbiamo anche uno strappo dietro in velcro, così da far aderire di più il tappetino all'interno della nostra macchina. Adesso li andiamo a installare nella nostra macchina. Ok ragazzi, allora, per quanto riguarda l'installazione, sapete benissimo come si fa. Basta togliere i tappetini vecchi e poi andare a mettere questi qua nuovi. Iniziamo con questi qua posteriori. Adesso, in questo caso, già ci sono questi qua originali. Basta togliere questo qua vecchio e rimettere questo qua nuovo. Anche la forma, vedete, è identica ai suoi originali. In più la differenza, come vi ho fatto vedere già prima, è che questi qua hanno la cucitura, vedete, torno ha solo la loro forma. Questo qua è il tappetino originale e questo qua invece è questo qua appena acquistato. Ecco qua, anche con la luce fa un bel effetto. Allora andiamo a togliere questo qua originale, anche qua togliamo questo originale e andiamo a mettere questo qua appena acquistato. Ecco qua, così anche dall'altra parte. Andiamo, prendiamo il tappetino posteriore sinistro, facciamo il sediolino un poco più avanti, così che ci aiuta a togliere questo qua vecchio, e rimettiamo subito questo qua. Perfetto, e dietro appena montati tutti e due. Così la stessa cosa lo andiamo a fare avanti. Prendiamo il tappetino anteriore, ecco qua,
buttiamo il sedilino indietro così da aiutarci con l'installazione. Smontiamo tramite i due ganci, destra e sinistra, e ce lo tiriamo. E ce lo tiriamo via, ecco qua. Una volta posato il vecchio tappetino, andiamo a installare il nuovo tappetino. Come vi dicevo, questo qua è il velcro, eccolo qua. Così ci aiuta ad aderire il tappeto della macchina. I due ganci, sinistra, destra. Una volta fatto ciò, ci sagomiamo l'intero tappetino, così da farlo aderire fin qua sopra qua, vedete? Anche al tatto vi posso dire che la moquette è bella morbida. E poi comunque la cucitura, vedete? Bianche dappertutto. E questo è l'effetto, e questo è l'effetto finale del tappetino lato passeggero, che è abbastanza più alto, vedete? Ok, adesso andiamo a montare l'altro lato guida. Ecco qua, per finire andiamo a installare questo qua lato guida. Facciamo scorrere il sedilino di così da andare più comodo nel montaggio. Come vedete, questo qua è il tappetino suo originale. A guidare sempre la stessa maniera, che si inizia a consumare questa parte qua. Questo tappetino che abbiamo fatto vedere, c'è un reinforce, che adesso vi faccio vedere. Questo qua è il tappetino originale. Invece questo qua andiamo solo a appoggiare sopra, così già per far vedere. Vedete, c'è questo rinforzo di moquette in più, così da non andare a consumare questo lato che già era consumato, vedete? Anche la forma è la stessa. Andiamo a togliere allora questo tappetino qua vecchio. Andiamo a sganciare. Lo tiriamo via. E andiamo a riposizionare questo qua. Altro lato con i ganci. Destra, ecco qua. E sinistra, si trova perfettamente anche nei ganci. E in più lo andiamo a sagomare perfettamente al tappetino originale. E da far aderire anche il velcro, questa dietro qua, vedete? Ecco qua, anche qua c'è il velcro. Sulla moquette. E questo qua è l'aspetto finale. Anche qua, come abbiamo visto, in tutti i tappetini abbiamo il bordo, vedete? Con delle fibre bianche, che anche questo è a scelta, possiamo sceglierlo bianco, rosso, come ci piace. Io l'ho scelto bianco, è una questione comunque di che mi piace così, mi piace. Ok, una volta installato tutti quanti, questo qua è l'effetto finale. Anteriore, posteriore, sia sinistro che destro. Ecco, invece questo qua è l'anteriore destro. Come vi dicevo prima, all'interno del video, nella descrizione, vi metterò il sito specifico di questi tipi di tappetini qua. Ragazzi, con questo è tutto. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale se non siete già iscritti. Mettete un mi piace e se vi posso essere utile scrivete nei commenti, quello che posso aiutarvi vi aiuterò, ok? Ciao ragazzi, al prossimo video.